Prima di tutto dobbiamo dire che la nostra società è una società scientifica, cioè la Società Italiana di Reumatologia, che si distingue da quelle che sono le associazioni dei pazienti. E le nostre missioni sono simili ma molto diverse, perché le associazioni dei pazienti hanno come missione primaria quella dell'assistenza al paziente stesso e a tutte quelle politiche che sono di supporto alla salute del paziente, al trattamento del paziente, soprattutto a livello domiciliare, mentre noi riguardiamo tutto quello che riguarda la parte precedente, cioè sia la parte diagnostica con le linee guida per la diagnosi, se soprattutto la parte terapeutica con le linee guida per una corretta terapia per ogni singola malattia reumatica.